collaborazione con Gelsia Luce e Gas. Scopri le nostre offerte su www.mygelsia.it. Centurion Payroll Service SRL, il payroll outsourcing al servizio della tua azienda. Fapes Group dal 1965, la finestra in PVC che ti protegge. www.fapesgroup.it. Buonasera cari telespettatori, buonasera e benvenuti a Forum Imprese. Stasera, come sempre, a Forum Imprese parleremo di temi cari al piccolo e medio imprenditore, ma anche al grande imprenditore. Lo faremo insieme ad Andrea De Donno, esperto di cyber security. Buonasera. Buonasera, Lorenzo Pascali, esperto fiscale, ma esperto anche di modelli organizzativi 231. Buonasera. Abbiamo il piacere di ospitare nuovamente Carmine Pasquariello. Buonasera. Il gusto italiano. Buonasera. Giusto? Sì, buonasera. Buonasera. Andrea De Donno, vogliamo spiegare ai telespettatori che cos'è la cyber security? La cyber security consiste in quell'insieme di attività atte a tutelare quello che è il bene dell'azienda, il valore dell'azienda, i propri asset e la propria integrità. Oggigiorno si parla che l'oro attuale è il dato e l'informazione, quindi è il bene principale. Tutto quello che viaggia sulla cyber lascia delle tracce e queste tracce consistono in una grande vulnerabilità per le aziende. La cyber security oggigiorno va a supportare le governance delle aziende e va proprio anche a misurare quello che è il valore del rischio dell'azienda, ossia valore dei beni da proteggere, che possono essere le informazioni, i brevetti o dei prodotti, il danno dovuto alla minaccia in se stessa e il fatto nel caso in cui si dovesse verificare determinata minaccia. Quindi parliamo per esempio dei fenomeni del cosiddetto phishing. Phishing, esattamente, ransomware e cryptolocker, per cui all'azienda, generalmente a operatori di più basso profilo, arriva una mail cosiddetta fake, che generalmente ha il nome punto cognome di un fornitore o di un proprio superiore. Viene richiesto di aprire un allegato, nel momento in cui si apre vi è un timer per cui dopo un tot di tempo va a bloccare il server e i client. Generalmente arriva poi una richiesta di riscatto. Ecco, ma com'è possibile che, è questo che poi a me rimane incomprensibile, la storia del riscatto e del riscatto in Bitcoin, di cui si sente sempre parlare, ma che cosa significa? Significa che viene richiesto di effettuare un pagamento a un conto corrente cifrato, generalmente purtroppo sono rintracciabili. Questa tra l'altro è anche una lotta molto dura che effettua la polizia postale. Nel momento in cui si effettua questo pagamento, purtroppo è rintracciabile perché va a fare salti su diversi server esteri, arriva poi lo sblocco del server dell'impresa. Generalmente un tentativo di andare a sbloccare questa situazione purtroppo ha dei costi che sono 10 volte superiori a quello che è il valore del riscatto stesso. Effettivamente sono le rapine del terzo millennio e le hanno studiate appositamente, per cui purtroppo spesso e volentieri l'imprenditore offeso paga e sblocca la situazione evitando lungaggini o altri problemi. Questa è una follia, no? Esattamente. È una follia, ma non vale avere neanche un backup in questi casi? Assolutamente, oggigiorno fa proprio parte dell'attività di rischio o se vogliamo chiamarla la Cyber Threat Intelligence. Bisogna effettuare degli audit su tutta la parte rete dell'impresa, oltre che a preparare delle unità di backup, inserire delle sonde per cui all'istante riescono a capire e individuare un'azione di attacco dall'esterno e quindi a ghigliottina bloccare il passaggio evitando i danni successivi. Sì, perché queste mail arrivano continuamente, in questi giorni poi stanno arrivando un po' dappertutto. Ecco, Lorenzo Pascali, De Donno ha proprio parlato di governance aziendale. Che cosa si intende per corporate governance? Beh, partiamo da una definizione dottrinale, poi magari la spieghiamo meglio, sì. No? Da un punto di vista dottrinale, per governance si intende il complesso delle regole e delle strutture organizzative che sono votate alla
al più corretto ed efficiente governo societario. Cioè sostanzialmente quindi le componenti sono due, le regole, quindi le procedure, e le strutture, ossia le articolazioni, il classico organigramma. Il tutto, qual è l'interesse principalmente tutelato da questo, dalla corporate governance? Beh, gli interessi sostanzialmente sono due, quelli che vengono individuati tecnicamente come gli interessi degli shareholders e gli interessi degli stakeholders, sì, ossia di quelli che un tempo erano gli unici portatori di interesse, no? Gli azionisti. Adesso invece anche il mercato è diventato un portatore di interesse. Mercato inteso in senso lato, cioè la collettività, si guardi le imprese etiche oppure i vari provvedimenti. La corporate governance quindi a cosa serve? A creare solo una struttura? Beh, non è vero, sarebbe estremamente sminuente e sarebbe veramente una mancanza di consapevolezza di come il mondo sta cambiando. Dobbiamo dimenticarci, purtroppo perché era un segno dell'italianità questo, dell'impresa del commenda, no? Che io paragonavo sempre al vestito che ti fai dal sarto, manica corta, lunga, pantalone stretto, certo. Perfetto. Ormai, e quindi la governance era espressione del proprietario. Assolutamente. Voleva utilizzare 5 collaboratori, voleva soltanto, gli bastava il CFO, il responsabile finanziario. Sì, sì. Oppure era l'uomo banda, no? Faceva tutto da solo, perché in fin dei conti aveva cominciato come artigiano e poi aveva trasformato la sua azienda in un'azienda di successo. Sì, faccio tutto me. Esattamente, chi fa tutto me. Beh, questa situazione è sostanzialmente è cambiata e non poteva essere diversamente. Perché viviamo in un mondo altamente specializzato, per cui è necessario chi deve avere una visione d'assieme, che è il dirigente di altissimo livello chiamato a fare la strategia, e chi invece è chiamato diuturnamente ad affrontare il problema aziendale, che può essere un problema di business, può essere un problema di sicurezza sul lavoro, può essere un problema di marketing, può essere. Allora ecco, abbiamo in questo caso una struttura aziendale che ci aiuta in questo. Attenzione però. Un tempo la struttura aziendale era veramente espressione dell'imprenditore, ormai con la normativa è completamente cambiato, cioè lo spazio di manovra dell'imprenditore rimane molto limitato, perché lo stesso codice civile, che un tempo andava a regolamentare soltanto alcune situazioni ma deteriori della vita aziendale, invece adesso va a presidiare la struttura aziendale in un momento antecedente il momento di crisi o il momento di criticità. Stessa cosa la serie di normative, leggasi la 231 che lei ha nominato, le normative antiriciclaggio, le normative sulla sicurezza sul lavoro, le normative in materia di privacy, tutte queste normative non fanno altro che presidiare le attività aziendali, imponendo, perché si tratta di un'imposizione, che cosa? Una serie di comportamenti. Questi comportamenti vengono compendiati in delle procedure. Chiaro. Ecco allora che si chiama di governance. Chiarissimo. E rivendico il termine di governance integrata. Certamente. Che appunto è la sintesi di tutte le varie componenti di governance attualmente esistenti. Certo. E Carmine Pasquariello invece ci delizia con tutti i suoi meravigliosi prodotti. Vogliamo ricordare ai telespettatori Pasquariello, il gusto italiano, di che cosa esattamente si occupa? Sì, beh, io parto da circa 25 anni di esperienza. Cominciata prima sul prodotto tipico meridionale, poi l'abbiamo allargato il concetto a tutti i prodotti italiani. Buona sostanza, mi definisco un selezionatore di prodotti tipici italiani. Cioè vado alla ricerca, sono andato alla ricerca per questi 25 anni, di prodotti di nicchia lungo tutto il territorio italiano. Prodotti che identificano zone italiane, quindi dalla Sicilia al Trentino e così via discorrendo. Una volta individuate le aziende che, parlo di aziende medio-piccole, di produttori che producono ancora come un tempo, e quindi con principi che io condivido, che passione, qualità estrema, una volta individuati i prodotti faccio un accordo con queste aziende e vengono etichettate col mio nuovo brand, nuovo perché da 5 anni è diventato Pasquariello il gusto italiano, proprio perché appunto copre tutto il territorio nazionale. Poi questo viene venduto in varie forme, abbiamo una location da 2 anni nella centralissima piazza Duomo di Brescia, e dove possono venire ad acquistare clienti del posto o dei comuni limitrofi, oppure via online,
Pasquariello il gusto italiano, quindi pasquariello.net, www.pasquariello.net. E l'e-commerce quindi funziona molto bene? Diciamo che ci sono dei picchi durante l'anno importanti e questo è uno di quei periodi dove il prodotto è richiesto per fare soprattutto bella figura, perché parliamo di prodotti di un certo tipo, di una certa qualità. E quindi il mio lavoro è proprio quello di selezionare in continuazione prodotti, aziende medio-piccole e cercare di abbinare al mio marchio che sta, diciamo, avendo abbastanza fortuna e metterli in tavola in pratica. Quindi i pacchi natalizi di Pasquariello sono tra un po' questi, diversi, tra no? questi sì, ci sono le confezioni regalo, questo è un periodo giusto per, appunto, per fare un regalo di qualità e di gusto. E noi facciamo queste confezioni regalo, sono un attimino particolari sia nella forma ma soprattutto nel contenuto, perché appunto non si bada a quello che è la cosa più importante, secondo me, che è la qualità che viene messo dentro. Chiunque di noi quando fa un regalo ci tiene a fare un regalo importante, quindi quale miglior cosa che offrire il meglio del territorio nazionale? Anche perché io dico sempre che l'Italia è un paese ricchissimo di tesori nascosti, no? Abbiamo l'arte, abbiamo la cultura, abbiamo la storia e tra questi c'è anche per me la cosa più importante, che è l'aspetto culinario. Non esiste un territorio italiano, un paese, una città che non sia identificato da un prodotto o da un piatto. Quindi io cerco appunto di mettere in queste confezioni, oppure di mettere presso i miei punti vendite, un prodotto che identifichi varie zone dell'Italia. Penso che sia sentimento comune, perché come si mangia in Italia comunque non si mangia da nessuna parte. Sì. E nessuno ci può smentire. Benissimo, adesso diamo spazio alla pubblicità, tra poco. Cari telespettatori, riprendiamo la nostra trasmissione. Parlavamo con Carmine Pasquariello e parlavamo appunto dell'importanza del gusto italiano. Ma come mai il mangiare italiano piace così tanto? E come mai gli stranieri vanno pazzi poi alla fine per il nostro cibo? Beh, innanzitutto il prodotto italiano, come dicevo prima, è una delle del nostro più grande tesoro, secondo me. In Italia il mangiare è un culto per tutti noi, diversamente all'estero stiamo piano piano cercando di educarli, tra virgolette, al mangiare prodotto italiano, ma soprattutto quello di qualità e quello non sofisticato e non contraffatto. Perché dico questo? Perché uno dei miei dogma principali di Pasquariello, quando gli metto il mio sigillo, è proprio che uno deve riconoscere tramite il sigillo la qualità e che quel prodotto è fatto secondo l'originalità di quel prodotto lì. Perché dico questo? Perché purtroppo, soprattutto all'estero, ma anche noi in Italia, sulle nostre tavole c'è tanto prodotto non consono ad un prodotto che io dico di qualità. Io ho a che fare tantissimo con stranieri che mi ringraziano dopo aver mangiato nel mio locale, perché dicono finalmente ho mangiato un prodotto italiano vero, perché appunto sulle tavole oggigiorno ormai è tutto massimizzato, quindi sulle tavole arriva di tutto e una delle mie priorità è proprio quello di far assaggiare il vero prodotto che, come dicevo prima, identifica le varie zone italiane. È un lavoro molto duro, ma ci stiamo riuscendo e stiamo facendo capire alla gente che è inutile cercare un prodotto di qualità e basarsi sul prezzo, perché a volte dietro a un prezzo si nascondono tantissime sofisticazioni e contraffazioni. Assolutamente sì. Sì, perché io dico sempre non vi dovete domandare perché un prodotto costa tanto, chiedetevi perché costa poco, perché purtroppo io faccio l'esempio dell'olio, noi siamo i più grandi importatori di olio dall'estero, ma nel contempo siamo anche i più grandi esportatori di olio, quello buono. E quindi ci dobbiamo fare molte domande. Ma lì ci hanno costretto a un certo appunto, punto a importare. Sì, sì, e purtroppo è una lotta che io cerco di fare sia verso sia tutela dei prodotti di qualità italiana, sia verso il consumatore italiano, sia verso il consumatore esterno.
che proviene dall'esterno, dall'Europa, ormai mondiale, diciamo. De Donno, la lotta alla contraffazione, come si fa? Oggigiorno le aziende si sono molto sensibilizzate a questo fatto che è in grande aumento. Oltre alla parte più tradizionale che si usava, si usa ancora, ma è stata integrata dalla parte SOCMINT, cioè la Social Media Intelligence, viene effettuata tramite l'utilizzo di intelligenza artificiale, ossia sono delle sonde particolari che vanno a fare sniffing nella rete a livello di tutto il web e iniziano a capire sia a livello di social media che di forum che altre tracce lasciate appunto sui dati informatici dove vi sono informazioni su prodotti con nomi importanti ma prezzi assolutamente a ribasso. Quindi quello è un primo indicatore per cui si inizia a captare un ceppo dove si ha una commercializzazione di prodotto contraffatto. Quindi si lavora molto sulla parte rete. Ovviamente bisogna lavorare e le aziende, soprattutto quelle medio-grandi, sono molto sensibili con la ISO 28000, che è la certificazione su tutta la parte di risk analysis, risk management dell'azienda e quindi sottordina la 27000, la 15000. Quindi spesso e volentieri parte da una gestione del dato, dalla messa in sicurezza interna dell'azienda e soprattutto, lo dico sempre, dalla preparazione, dall'informazione del proprio personale. Perché a volte si investe molto su tecnologie, ma l'anello debole è tuttora l'essere umano. Il solito discorso, diciamo, dell'infedeltà dei dipendenti, poi sì. Alla fine. Ecco, quindi adesso volevo parlare con Lorenzo Pascali di quelle che possono essere appunto le misure aziendali per combattere la contraffazione. Accennavamo prima al decreto legislativo 231, no? Che sta diventando un po' un cavallo di battaglia quando si parla di struttura aziendale. C'è sempre la grande dicotomia, se una procedura debba essere una procedura di business o se una procedura debba essere una procedura che va a mitigare il legal risk. Io sono ormai arrivato alla conclusione, tristissima, perché chiariamo, perché principalmente business significa efficienza, procedura talvolta significa una esasperazione del processo, quindi un aumento del costo, ma sono arrivato alla triste consapevolezza che la componente legal ha una prevalenza sulla componente business, se non altro per un'assunzione facile da dimostrare. Nel momento io in cui faccio la procedura business che più mi piace, se non supera il vaglio della compliance legal, quella procedura business praticamente mi espone ad un rischio. Attraverso questo tipo di concetto noi sappiamo quindi che nel predisporre i modelli organizzativi dobbiamo seguire delle procedure che si sono andate formando nel tempo, perché di fatto il provvedimento non dice nulla di come va fatto un modello organizzativo, sono pochi gli articoli strutturali, per quanto il resto sono tutti articoli di natura procedimentale o di natura sanzionatoria. Per cui il modello è nato sulla base dell'esperienza, io le chiamo i necrologi, cioè le sentenze della Corte di Cassazione, noi scopriamo che un qualcosa dobbiamo farlo in un determinato modo dopo che abbiamo visto che chi ci ha preceduti è stato duramente punito. Per cui un modello, se vogliamo semplificarlo, è un sistema regolamentare interno, come se fosse veramente un sistema legislativo. Codice di comportamento, che è come se fosse la Costituzione, un modello parte generale che dice come mi sono organizzato per essere compliance per la 231, una parte speciale che è una premappatura e dice fra i vari reati, che sono oltre 100, che sono presupposto quali possono essere commessi in azienda, e una parte disciplinare, perché ovviamente io devo garantire poi che l'intervento dell'azienda nel momento in cui ci sia il dipendente che non rispetta la normativa deve essere duro e convinto per dimostrare la propria criticità. Se non che è una mappatura delle aree di rischio, dove io incrocio le varie attività con i reati che si possono commettere, e infine i protocolli operativi in relazione alle singole attività. Quindi vediamo proprio se fosse una Costituzione, un sistema legislativo che è la parte intermedia, e lo sistema regolamentare che è quello delle procedure. Come di tutta evidenza, per chi mastica anche i rudimenti di organizzazione, si tratta di attività ormai fondamentali, perché diversamente si tratta di fare azienda in modo approssimativo e con un profilo di rischio che rischia di mettere in discussione eccellenze come quella del dottore e quindi di vanificare quelle che sono le buone idee imprenditoriali attraverso una esasperazione della componente costo derivante a un mancato presidio dei rischi aziendali.
Allora, come sempre, il dottor Pascali è chiarissimo nelle sue esposizioni. Sì. Carmine Pasquariello, manca poco alla chiusura della trasmissione, quindi... Quindi abbiamo fatto una sorpresa questa sera. Io so che lei ci ha fatto una sorpresa. Ho detto, portiamo qualcosa da bere, vi ho portato un cuvée, così festeggiamo per le prossime festività. Che sono prossime, allora. E noi praticamente siamo all'ultima puntata di questa edizione, di questa seconda edizione del 2019. Ci prepariamo per l'edizione del 2020. Io, mentre Carmine Pasquariello prepara da bere, colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che collaborano sempre al buon andamento di questa trasmissione. In particolare ringrazio Paolo Orsini, che è lo stimatissimo organizzatore. Porta fortuna. Paolo Orsini è lo stimatissimo organizzatore di questa trasmissione. Senza di lui questa trasmissione non ci sarebbe mai stata. E ringrazio non un regista, ma il regista per eccellenza, che è Fausto Ferrati, che da sempre ci segue con affetto e con grandissima professionalità. E la nostra collaboratrice di redazione, Laura Gigante. Naturalmente questa è un'edizione che si chiude molto bene, perché abbiamo avuto occasione in tutte queste puntate di trasmettere all'imprenditore tutte quelle informazioni che per lui sono fondamentali per la corretta gestione e il buon andamento di un'azienda, per non correre dei rischi. Quindi noi abbiamo la consapevolezza, diciamo, di dare questo servizio, e siamo certi che i nostri telespettatori, che ci seguono con tanta affezione, ne siano, diciamo, soddisfatti. Adesso il nostro Carmine Pasquariello ci consegna... Facciamo il brindisi alle prossime festività. Tanti cari auguri, noi facciamo tutti i nostri auguri ai telespettatori, che speriamo possano, diciamo, andare in vacanza, visto che comunque la crisi morde ancora un po', e chiedo ai miei ospiti che progetti hanno per le festività natalizie, in particolare a Carmine Pasquariello. Per me progetti sono di tanto lavoro. Io fino al 6 di gennaio, per fortuna o ahimè, sono alle prese con questa confezione regalo, tra cui abbiamo fatto vedere prima delle immagini, anche suggerisco un panettone particolare che faccio arrivare da Bronte, fatto con una crema di pistacchio di Bronte e la granella sopra, senza canditi. Nella confezione si può trovare anche la cremina da spalmare al momento. È davvero un prodotto eccezionale, che è molto in linea con quello che è il mio dogma, appunto, di far assaggiare prodotti originali. Questo arriva direttamente da Bronte, che è una piccola ridente cittadina ai piedi dell'Etna in Sicilia, che è diventata famosa per il suo oro verde, l'oro verde che è il pistacchio. Tra cui, apro e chiudo una parentesi, siamo anche grandissimi, ahimè, importatori di pistacchi che arrivano da tutto il mondo, mentre in Sicilia ne abbiamo tantissimo. Ma come mai importiamo tutto questo pistacchio? Perché ci costringono? È una questione sempre di costi. Giustamente il costo attuale del pistacchio gira più o meno sui 40 euro al chilo, mentre dall'estero arriva a meno della metà. Arrivano dalla Tunisia tonnellate di pistacchio, nonché dall'America. E logicamente per una questione di costi si abbattono tantissime produzioni. Un panettone mediamente al pistacchio va dai 30 euro in su, capisce che se poi lo trovi sugli scaffali di qualche supermercato a 5-6 euro c'è qualcosa che non funziona. Io questo mi raccomando sempre alla clientela: occhio quando acquistate un prodotto di qualità, perché se il prezzo è basso c'è qualcosa che non funziona. Benissimo, allora in alto i calici e salutiamo i telespettatori, auguri. E ci rivediamo nel 2020. In collaborazione con Gelsia Luce e Gas. Scopri le nostre offerte su www.mygelsia.it. Centurion Payroll Service SRL, il payroll outsourcing al servizio della tua azienda. FAPES Group dal 1965, la finestra in PVC che ti protegge. www.fapesgroup.it